Bene, ci ritroviamo come ogni giorno in diretta, ma voi ci potrete rivedere anche dopo, fino a domani avrete del tempo, con Oltre la Notizia. Ciao Taro. Ciao Palmira, ciao a tutti. È stata una serata impegnativa ieri per i consiglieri comunali, Taro. Hanno dovuto Ah, pensavo per la decidere. Juventus. No, per la Juventus forse anche peggio. Fatto sta che naturalmente dovendo decidere se lasciare immantinente la poltrona consiliare o continuare a mandare avanti l'ambaradan che c'è a Palazzo Zanca, per il sì e per il no, come si suol dire, hanno votato il riequilibrio di bilancio. Quindi Buzzanca può dormire sonni tranquilli anche per questa volta. L'opposizione ha fatto naturalmente la sua parte fuori dal palazzo, perché in questo senso tutte le dichiarazioni contrarie all'amministrazione le abbiamo sentite fuori, perché dentro, a parte quelli soliti dell'UDC che non si capisce bene da che parte stanno, gli altri hanno silenziosamente votato. Dopo naturalmente le giustificazioni dell'assessore Miloro, che pare abbia dato speranza soprattutto per dei soldi che dovrebbero arrivare dalla vendita dei famosi immobili patrimoniali del palazzo. Sì, poi c'è stata dopo, io almeno non l'ho ascoltata perché come dire, mi sarei angosciato ancora di più da parte del Partito Democratico una conferenza stampa per parlare contro il bilancio e contro Buzzanca. Sono le stesse persone che poi ieri sera non si sono presentati, quindi sono stati assenti per poter dare la possibilità a Buzzanca di superare lo scoglio, quindi lo hanno aiutato tecnicamente, A si diceva ridurre il numero questo. legale necessario Quindi all'approvazione ieri sera il della Partito delibera. Democratico di Messina ha aiutato il sindaco Buzzanca e questa amministrazione. Questo è il titolo, dovrebbe essere di qualsiasi giornale e noi lo stiamo mettendo In alla vostra evidenza. attenzione. Poi però lo stesso Partito Democratico ha fatto una conferenza stampa che domani sicuramente uscirà e trombereggeranno, avranno già trombeggiato contro Buzzanca. Ma i fatti concreti sono quelli che ieri non hanno votato contro e quindi non hanno fatto cadere l'amministrazione Buzzanca. Questa è Messina. Tra l'altro, domani il Consiglio si riunirà perché 22 consiglieri hanno posto all'ordine del giorno la questione del doppio incarico del sindaco. Insomma, alla fine è come un elastico, non si Sì, sa è bene. il gioco delle parti, il gioco delle parti che viene riproposto anche da molte testate giornalistiche. Tra l'altro adesso per esempio sulla questione Ponte sullo Stretto sono d'accordo sia Genovese che D'Alia, perché hanno chiesto entrambi in tempi diversi, ma sostanzialmente è il medesimo disegno politico, di far chiudere, di chiedere lo scioglimento della Stretto di Messina SpA. Eppure Insomma. sono entrambi al governo, entrambi sono maggioranza, quindi a chi lo chiedono? Devono chiederselo loro stessi. Essendo che l'UDC e il Partito Democratico dei Genovese sostengono il governo Monti, basta fare questa richiesta al Presidente del Consiglio Monti e quindi si vedrà. Vabbè, un po' marzullianamente si fanno le domande e E si si danno danno le le risposte. risposte. Va bene. E ci spostiamo un attimino nuovamente sulle pagine dei giornali, però prima no, prima ritorniamo sull'attualità di oggi, perché c'è stata la protesta dei forestali. Ovviamente se ne parla anche sui giornali, per esempio il Giornale di Sicilia dedica un articolo: stipendi e dissesto idrogeologico, i forestali ritornano in piazza. Noi in verità siamo andati in piazza con i forestali perché ci sta molto a cuore la vicenda, in quanto loro sono stati tra i primi a lavorare nelle zone alluvionate, continuano a farlo, lo hanno fatto senza stipendio perché da settembre non percepiscono le mensilità, e noi siamo andati semplicemente a dare il nostro microfono ai sindacalisti che in qualche misura dovrebbero fare le parti, dovrebbero prendere la parte dei forestali. Sai che cosa ci hanno risposto? Insomma, non ci hanno voluto rilasciare l'intervista. L'intervista che trovate nel nostro sito è quella di un lavoratore che giustamente ha visto la possibilità di esprimere la sua opinione e l'ha fatta. I sindacalisti le interviste le rilasciano soltanto alle TV locali, in particolare RTP, lo diciamo perché così ci hanno detto, quindi noi riferiamo. Cioè, come dico, è un'ulteriore conferma che in questa città, anche quando ci sono le vertenze sindacali, l'informazione deve essere monopolista, Ma poi sostanzialmente. non, davvero è un atteggiamento che secondo me anche i forestali che ci stanno ascoltando si chiedono: ma perché Ma mai? chi è stato quello scemo che ha detto questo? Noi Tiranno i l'immagine ce forestali, l'abbiamo, può darsi che tra qualche che tempo qualcuno lo ve la riconosca. mostreremo. Vabbè, Saro, tu invece cosa ci vuoi proporre? Perché io mi sono anche abbastanza agitata per questa cosa. No, ma dico, le considerazioni sono su questo, sul modo di gestire l'informazione, sul modo di essere
trasparenti e chiari, perché in tutte le cose c'è chi, come dire, ha una sua, un suo modo di agire, di fare informazione o di amministrare nel caso dei politici, e chi invece ne ha un altro. Tutto questo dovrebbe essere chiaro e dovrebbe essere, come dire, messo a disposizione della gente che poi decide quale giornale comprare, quale emittente seguire, quale sito internet andare lì a guardare. Tutto questo invece deve essere falsato, perché deve essere impedito a coloro i quali vogliono in qualche modo, come dire, offrire una qualche cosa di diverso che non sia monopolistico, ed allora bisogna tagliare le gambe. Ma io credo che questo sito, per esempio, come tante altre testate giornalistiche, avranno il coraggio di essere forti e di continuare. La cosa che volevamo commentare a conclusione di questa puntata era che abbiamo letto sempre sul giornale, sul quotidiano locale, che ci sono dei giovani a Messina che hanno preso, come dire, A a cuore. cuore la questione dell'isola pedonale. E penso un po', hanno cliccato bene 100 volte mi piace su questo Ecco. Facebook che ormai è diventato un metro di giudizio per quasi tutto. Ma quando conviene, allora viene, come dire, usato. Quando non conviene o non piace, questa cosa non viene riaffermata. Hanno fatto benissimo i giovani, come dire, ad innamorarsi dell'isola pedonale, che poi, come abbiamo detto ieri, dovremmo vedere qual è e com'è. Ma voglio dire, 100 cliccate sul web non significa tantissimo, o almeno se ce ne sono, per esempio, su un altro argomento 300-500, credo che se dobbiamo dare la giusta importanza ad una giusta richiesta, dovremmo anche dire dove ci sono, per esempio, 500 cliccate Ma su un tale valgono di più argomento. i click o le firme di cittadini che mettono il proprio indirizzo e la propria La faccia? firma e tutto quanto, ecco, quelle invece non contano perché vengono oscurate. Ma anche ieri, per esempio, su un altro argomento che non mi ricordo, su un sito online, su un giornale online, leggevo Ah, i ecco, i cinguettini, cinguettini, i tweet. Vabbè, noi in realtà no, dico, il tweet dicevano, di mi pare, ha Buzzanca. cominciato Buzzanco, no, c'è gente che ha cominciato, voglio dire, da più di un anno, insomma, ecco. Ma ad ogni modo, se ne sono accorti solo adesso. Pazienza. Va bene, noi di cos'altro vogliamo parlare? Di Niente, cosa ci siamo sempre accorti? sul quotidiano di oggi c'era mezza pagina di giornale, perché andiamo a lenzuolate, sulla questione della zona falcana. E sono stati presentati dei progetti sicuramente bellissimi, almeno dalle foto che io ho visto, fatto da alcuni studenti dell'architettura di Reggio Calabria, su come ognuno di loro vorrebbe, come dire, disegnata quell'area. Tutto questo sostenuto da un loro docente, l'architetto Cardullo. Però io mi sono chiesto, da povero cittadino imbecille, ma non c'è già un piano regolatore del porto? Non c'è già una destinazione e un disegno ben preciso di come saranno quelle aree? A che pro adesso farci vedere quelle bellissime pagine verdi, perché c'erano dei prati sterminati e un ecosistema incantevole? Mi piacevano le foto. È che vogliono farci sognare, Taro. Esattamente, e sogniamo. A domani. A domani.